Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Alcuni testi apocrifi, scritti lontano dal periodo apostolico, hanno provato ad immaginare la vita della Vergine nel periodo in cui allevava Gesù e la raffiguravano circondata da angeli che la aiutavano anche nelle faccende domestiche. Queste immagini da principessa Disney, vittima di sventura, bisognosa di protezione, al punto di dover essere aiutata anche nello svolgere il suo ruolo all'interno della vita familiare, è talmente distante dalla realtà storica che la Chiesa rifiutò subito questi racconti. Con i riferimenti culturali che abbiamo oggi, diremmo che più la Vergine Maria somiglia a Cenerentola, che veniva aiutata dagli uccellini quando doveva vestirsi la mattina e dalla fatina quando il compito di trovare il vestito adeguato per il ballo era fuori dalla sua portata. In realtà Maria è all'opposto di qualunque principessa Disney ed infatti gli viene riconosciuta la Chiesa il titolo di regina e non quello di principessa. Per prima cosa il racconto dell'Annunciazione si conclude con una frase ben chiara: l'angelo si allontanò da lei. Sebbene per tutta la sua vita la potenza dell'Altissimo la coprirà con la sua ombra, non ci vengono riferite altre manifestazioni soprannaturali di Dio, semplicemente perché non ne ha bisogno. Dopo le spiegazioni dell'angelo, la consapevolezza di se stessa e del suo ruolo è chiara. Ecco la serva del Signore, così come la sua volontà è ferma e ben orientata. Avvenga per me secondo la tua parola. Proprio perché la sua fede in Dio è solida, sa che non le mancheranno da Lui gli aiuti necessari per compiere la missione che le è stata affidata, che non è quella di essere servita perché fragile ed incapace, ma di porre la sua vita a servizio del Regno. Infatti la vediamo subito andare da Elisabetta. Sarà così presente nella vita della prima comunità da essere punto di unità di incontro per i discepoli che dopo la loro fuga per la morte di Gesù si ritroveranno intorno a lei. Le principesse Disney che tanto piacciono oggi, a prescindere dalle più recenti riletture woke, sono delle figure tendenzialmente fragili e vittime di un destino ingiusto al loro avverso. Sicuramente mostrano una grande resilienza, ma alla fine aspettano sempre un principe che le salvi.
Maria invece, forte della presenza dello Spirito di Dio in lei, la troviamo partecipare pubblicamente agli eventi della salvezza, tanto da non essere nemmeno intimidita dalla fama che la circondava, cioè quella di essere un'adultera. Pertanto non la troviamo nascosta in casa, ma attiva a vivere il suo compito nella vita della comunità.